Mario, mi sito spettatori, ieri sera d'estate si è svolta la seconda edizione di Borris e Bonsa, spettacolo di comici con Cristiano Militello, Giusy Cenere, Paolo Favero, Paolo Franceschini e molti altri della nostra comicità italiana. È stata un'escalation di grandi battute, ricordi con gli striscioni di Cristiano Militello, e tanti valori sulla donazione del sangue e molto altro. È stato un bellissimo spettacolo che consiglio a tutti di vedere in giro per l'Italia. Grandissime le Foxy Ladies direttamente da The Voice che sono state protagoniste insieme ad Enrico Nadai e moltissimi altri comici. Tutti non sto qua a elencarli, però li saluto tutti col cuore. Le Foxy mi sono sembrate grandissime persone, come un po' tutti gli altri, da Paolo Favaro, tutti quelli che mi hanno salutato dietro le quinte. Bravissimi, veramente, qualcosa che rimarrà nel mio cuore per sempre, che non dimenticherò. Secondo me anche in altre zone potrebbero fare spettacoli del genere, magari in un altro anno, magari a Montegrotto. Buon riso e buon sangue, terza edizione. Perché no? Fare la stessa edizione con gli stessi comici, portare un po' di allegria in giro, come non se ne vede mai. Saluto tutti e dedico questo video a tutti quanti, in particolare al mio amico Cristiano Militello e tutti quelli che insomma ho avuto l'onore di salutare e conoscere come persone. Saluto anche Roberta Gallana, la sindaca di Este. Saluto anche chi non c'era come Claudia Bigato. Ringrazio ancora le Foxy per la loro accoglienza soprattutto. E saluto chi mi vuole bene e dedico loro questo video perché veramente siete state persone fantastiche. Non vi dimenticherò per quanto mi riguarda. E teniamoci sempre aggiornati con i social, seguite il mio canale che vedrete tanti altri miei video e magari datemi l'opportunità, perché no, di presentare se un giorno ne avrete voglia. E così ragazzi, grandissima serata, non me la dimenticherò mai, soprattutto per le battute comiche anche di Cristiano Militello, ma anche di Paolo Franceschini, la musica delle Foxy che mi ha messo un'allegria tale che non so come descrivere come mi sento bello euforico, pronto a nuove sfide, e insomma di questo devo ringraziare Cristiano che mi ha invitato, e devo dire grazie a molte altre persone, e veramente mi sono sentito gratificato, e viva la comicità italiana, e viva il mondo della comicità, siete veramente grandi persone. Un abbraccio, e con questo vi saluto, e chiudo questo video dicendo che vivere 5 minuti al giorno di comicità fa sempre bene al cuore. Perché ricordate che ridere 5 minuti al giorno ti gratifica l'anima. Ciao a tutti, a presto al prossimo video.